Siamo stati presi in giro da un governo e da una politica che purtroppo sta dettando legge e fin troppo sta violando la Costituzione in questo paese. Abbiamo inviato anche una PEC a Speranza per dire: noi siamo venuti in migliaia a Piazza del Popolo, ricevi i nostri rappresentanti e facci comprendere perché ci ha escluso da questi protocolli. Non vogliamo vedere altra gente morire in vigilante attesa. Mentre venivamo qua dicevamo: effettivamente la Piazza del Popolo è una piazza immensa che difficilmente viene riempita anche in occasioni grandi, diciamo come i concerti o altro, o le manifestazioni politiche. Io da qua sto vedendo una piazza completamente piena. Ci sono dati scientifici, ci sono migliaia di pazienti curati e guariti, ci sono almeno mille medici che stanno utilizzando efficacemente le cure domiciliari precoci con successo, ok? Allora questo ci deve far tirare un grande sospiro di sollievo, un grande respiro. Quello che si diceva un anno fa, anzi più di un anno fa, era che comunque la sintomatologia, la sindrome causata dal Covid poteva essere curata, che quindi era necessario intervenire, non aspettare, non praticare quella che è la vigile attesa, né tantomeno dare esclusivamente il paracetamolo. Questo sarebbe, dicevamo già l'anno scorso, e sarebbe stato un problema e un errore. Eppure non siamo mai stati ascoltati, eppure io sono stato anche punito da parte dell'ordine proprio per aver detto questo, cioè per aver detto che il Covid, che tutto quello che consegue all'infezione da Covid può essere curato. Non ho detto che il Covid è una malattia da prendere sotto gamba o che addirittura non esiste, non l'ho mai detto. Ho curato circa 400 persone, tutte positive e sintomatiche. 400 persone, solo lui! Ci rendiamo conto quanti ne sono? E i medici di base dove erano? Contano i risultati. I risultati ci dicono che le percentuali di ospedalizzazione sono molto basse, non vorrei dire inesistenti, ma sicuramente molto basse. E quindi noi andiamo avanti per questa strada, con questa terapia che è fatta da comuni farmaci che noi utilizziamo, abbiamo ormai tutti nei nostri cassetti. Questo ha reso più semplice anche la nostra opera, perché chiamiamo i pazienti e sappiamo già che hanno a casa o un cortisone o antinfiammatori o gli antibiotici. Quindi cerchiamo di combinare questi farmaci stando molto attenti a un timing d'assunzione dei farmaci stessi. Diciamo che carta canta, quindi voglio dire, alla fine abbiamo avuto degli ottimi risultati. Lei per esempio era sintomatico al Covid? Molto sintomatico? Sì, molto sintomatico, perché ero arrivato a problemi respiratorie, avevo difficoltà respiratorie e devo dire che nel gruppo, nello specifico dottor Pignataro, ho trovato una valida alternativa alla famosa vigile attesa che dice il Ministero praticamente, perché i protocolli ministeriali invitano alla tachipirina, quindi paracetamolo, più la vigile attesa. Loro invece curano i pazienti con dei farmaci esistenti. Io sono un esempio, io stavo molto male, problemi respiratori, la saturazione era molto bassa. Grazie alle cure, ai farmaci che mi ha consigliato, prescritto il dottor Pignataro, io sono qua, quindi sto bene.